Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video di Max Skater. Oggi vi parlerò di un action cam, l'action cam mia preferita. Dopo aver provato GoPro e un altro paio di marche, mi sono deciso alla fine di usare quasi sempre la Insta360 One X. Ma prima di vedere la scheda tecnica e tutto quello che ci offre, andiamo a vedere qualche clip che ho fatto con questa action cam. Bene, parliamo delle cose più importanti che mi sono piaciute, diciamo, di più della Insta. Inizialmente parlerei dello stick. Lo stick invisibile, in pratica noi manteniamo la videocamera, allunghiamo lo stick fino a 1,5 metri, 2 metri, quello che è, e tutta la parte dello stick, tutta l'asta, non verrà visualizzata nel video. Cioè avremo quella sensazione come se la videocamera ci stesse riprendendo da sola. Un'altra cosa notevole è la stabilizzazione assi assi. La videocamera è stabilizzata molto bene. Io, nonostante abbia fatto anche dell'off-road, video su moto, skate, monopattini, non ci sono mai stati vibri eccessivi. Possiede anche la funzione GPS. Noi con un accessorio possiamo, durante il video e anche in post produzione, possiamo vedere la velocità che stiamo percorrendo, possiamo vedere le direzioni, i punti gravitazionali e tutte le informazioni del tragitto. La risoluzione massima video è 5.7K, 18 megapixel, 30 fps. Attenzione, 5.7K sono spalmati su 360 gradi, perché la videocamera riprende 360 gradi e dopo, in post produzione ma anche prima, possiamo scegliere l'angolazione che vogliamo. Quindi 5.7K su 360 gradi sono spalmati, e quello che io ho visto, che alla fine quello che ne viene fuori, diciamo, è un ottimo 1080p HD. Le due funzioni slow motion e time shift sono molto carine e funzionano bene, soprattutto quando le andiamo a gestire nell'app della Insta. Possiamo velocizzare o rallentare, poi vedrete se su voi, che è una cosa molto facile. La connessione è sia tramite Bluetooth che WiFi, però devo dire che con Android non ci sono problemi, ma è un po' lenta. Invece con iOS io ho fatto proprio il test della velocità, ho scaricato lo stesso file 600 mega prima con iOS, poi con Android, e iOS ha battuto Android alla grande. Quindi diciamo che questa action cam predilige iOS. Come accessori ce ne sono davvero tanti. C'è, a partire dal case subacqueo, al case di lancio. Sì, esiste un case a forma di missile, direi a forma di missile. Viene messa dentro la videocamera, viene lanciato questo missile, una ripresa dove potrebbe servire è tipo un salto con una bici, con uno skate, con uno snowboard, si butta sotto il missile e verrebbe una ripresa a rallenti totalmente per tutta la direzione dello skate, quindi sarà una ripresa veramente bella. Prima di comprarla vi consiglio di andare a vedere quali sono i dispositivi supportati, perché alcuni, io nonostante avessi un smartphone nuovo, non leggeva bene i file, l'applicazione si bloccava spesso. Quindi andate sul sito delle specifiche tecniche, ci sono scritti tutti i modelli, sia iOS che Android, con quale lei va, gira meglio. Le fotografie vengono molto bene, anche se fotografiamo 360 gradi, i pixel non vengono assolutamente meno e viene una fotografia ottima. È possibile anche il live, perché è una action cam anche social, è possibile collegarla tramite l'app Facebook o altri social e fare le dirette live direttamente con la action cam. Quindi anche in diretta noi potremmo muovere l'angolazione e cambiare a seconda di come vogliamo. Il peso è 115 grammi con batteria che è una 1200 mAh, però io vi consiglio di averne almeno due. Devo dire che anche su questo la batteria scalda molto, diciamo che tutto l'involucro della l'action cam si scalda molto dopo vari minuti di uso, quindi stateci attenti. E le batterie io consiglio anche di comprarne quelle originali. Bene, ora prima di continuare andiamo un po' a fare un giretto, vi faccio vedere qualche ripresa giusto per farvi capire di cosa è
è in grado di fare questa action cam. Ci vediamo dopo. Beh, facciamo una prova, facciamo prima la prova audio. Questo è il volume che sentite. Io non modificherò in post-produzione, non modificherò, non alzerò il volume. Questo che state sentendo è il volume originale della fotocamera. Beh, è come vedete, non è il massimo perché è l'audio normale delle action cam. Il microfono, essendo lontano dalla bocca, io magari può sembrare che sono vicino alla fotocamera, ma vi posso garantire che sono già a 40-50 centimetri. Magari ora mi sentirete male, però vedete. Che io ora in post produzione giro la telecamera verso di me, ecco, e poi la giro al lato opposto. E questo è quello che io trovo veramente fantastico. Come avete visto è divertente, io mi sono divertito molto sia sugli skate in moto, ho fatto tanti video anche in vacanza, quando andate in vacanza con questa farete ottimi video. Bene, andiamo a vedere subito come si presenta. Per quanto riguarda i microfoni, ne ha tre, sono due dal lato del display, uno in basso, uno in alto, lato posteriore uno in basso, però devo dire che per quanto riguarda il microfono è una forte carenza perché non possiamo collegare un microfono esterno, quindi dobbiamo basarci sul microfono originale dell'Action Cam. Sottostante abbiamo un foro per l'aggancio di 3.5 e lo slot per la SD che io vi consiglio di usare una V30 perché i file sono molto pesanti, quindi occorre un SD di velocità maggiore di una normale per caricare e vedere. A lato abbiamo lo sportellino della batteria che è molto facile da estrarre e io vi consiglio sempre di cambiare prima del totale esaurimento. Sul lato sinistro abbiamo la presa USB sia come carico che come trasferimento dati e sul lato frontale abbiamo tasto di accensione, LED, tasto di selezione, display e la lente della videocamera su entrambi i lati. Appena accesa ci dice subito la quantità di foto che possiamo fare in base allo spazio che c'è nella SD. Dopo pochi secondi che non tocchiamo nessun tasto va in standby, basta che tocchiamo un tasto e subito torna in selezione, possiamo scegliere video, foto, impostazioni, nelle impostazioni possiamo gestire l'intervallo delle foto, il RAW on off, possiamo anche il video, selezionare la risoluzione 5-7K oppure scendere l'ISO automatico, il logo della Action Cam, il logo che vi uscirà in basso a destra, Insta360 One X. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Io in descrizione vi lascio un link per l'acquisto dell'Action Cam. Cerco di trovarvi il link più economico possibile. Io però vi consiglio come sempre Amazon perché su queste cose qui, quando si hanno problemi, Amazon resta il migliore, ci cambia direttamente l'articolo. Inoltre vi lascio i link per quanto riguarda le pagine, i canali, delle altre attività, sia la mobilità elettrica, lo shopping e tutto. L'assistenza per quanto riguarda la mobilità elettrica. Noi ci vediamo al prossimo video con Max Skater. Ciao!